Non è facile, ma ne vale la pena. Discorso motivazionale. Non dico che sarà facile realizzare i vostri sogni più grandi, ma dico che ne varrà la pena e che quanto più difficile sarà, tanto maggiore sarà la soddisfazione quando finalmente li realizzerete. È facile avere fede che tutto andrà bene, quando tutto sta andando bene. È molto più difficile avere fede quando si affrontano delle sfide nella propria vita. Ma è proprio allora che dovete applicare la vostra fede. Perché la fede è credere in ciò che non si vede, punto. La fede è fare il primo passo, punto. La fede è buttarsi nella mischia e sapere che tutto andrà bene. È facile essere positivi quando tutto va bene. È molto più difficile quando non va bene niente. Ma è quando ne abbiamo più bisogno. Tutto ciò che vale il premio. Vale la pena di lottare. Tutto ciò che vale un premio richiede una vera e propria lotta per ottenerlo. Se si vuole il premio, non si può mollare a metà tempo. Non si può abbandonare a metà stagione. Dovete giocare tutta la partita. Prima della stagione, con il freddo, con l'oscurità, con le sfide e gli avversari. Sarete abbattuti, ma dovrete rialzarvi. Continuare a lottare. Scavate in profondità e scoprite la vostra vera forza. Allora vincerete il vero premio. Carattere. Espansione. Voi che salite al livello successivo. Se sopravvivo alla tempesta, posso superare la norma. Per superare la norma, devo prima superare la tempesta. Per avere più della maggior parte, devo fare più della maggior parte. Credere più della maggior parte. Imparare più della maggior parte. Sacrificarmi più della maggior parte. Credere più della maggior parte. Ora, dite a voi stessi. A lungo termine, so che ciò di cui ho bisogno mi arriverà. A lungo termine, so che se continuerò a lavorare sarò ricompensato. A lungo termine, so che la costanza paga. A lungo termine so che tutte le mie azioni, tutta la mia disciplina, tutta la mia integrità mi ripagheranno alla grande. Ho fiducia che tutto si risolverà. Alla fine tutto andrà bene. Se continuo a lavorare. Se continuo a imparare. Se continuo a evolvere. Se continuo ad adattarmi. Se imparo nuove strade. Le battute d'arresto non sono sempre negative, punto. A volte sono inviati per guidarci in una direzione molto più grande e migliore. Ma lo si può vedere solo se si mostra carattere in quei momenti difficili. Se si rimane aperti di mente nei momenti difficili, punto. Se mostrate forza attraverso le vostre lotte. Non dite, perché io, punto. Chiedete, come posso uscirne rafforzato? Cosa posso imparare? Nei momenti difficili si vede chi ha davvero carattere. Nei momenti difficili vediamo di che pasta sono fatte le persone, punto. Di che cosa sei fatto tu? Dimmi, di cosa sei fatto? Carattere. Espansione. Crescita e orgoglio. Carattere, punto. Espansione. Crescita e orgoglio. Scavate in profondità. Trovate la forza che vive dentro di voi, punto. Abbiate fiducia nel fatto che se continuate a fare le vostre cose, sarete ricompensati. Forse non succederà subito, anzi, raramente succede, ma succederà se continuerete ad andare avanti. Non permettete ai rimpianti di entrare nella vostra vita, punto. Non osate guardare indietro alla vostra vita tra 5 anni e pensare, avrei potuto fare di più. Se solo avessi resistito, avrei potuto avere una posizione migliore, punto. Guardatevi indietro e potete dire a voi stessi, non è stato facile, ma sono così orgoglioso di aver resistito, perché ho ottenuto le mie ricompense. Assicuratevi che la vostra storia sia una storia di forza, punto. Assicuratevi che la vostra storia sia quella di una persona che si è rifiutata di arrendersi. Si è rifiutato di accontentarsi. Si è rifiutato di essere normale. Continuate ad andare avanti. Il vostro futuro vi sta implorando.